Salve gente, bentornati o benvenuti. Oggi volevo parlarvi delle due profumazioni della Goose Creek Candle, della Goose Creek, scontate del 20% nel formato giara grande, quindi non in questo formato ma nel giarona, e del mese di febbraio, quindi per tutto il mese di febbraio saranno scontate del 20%. Sono Cookie Doubts, Bites e Under the Oaks, una fragranza quindi decisamente diabetica. JD, per favore, una fragranza decisamente diabetica e una fragranza che a mio avviso starebbe meglio in autunno, però con le giornate uggiose di questi giorni ci sta tutta in effetti. Perché è un pochino quella linea che divide l'inverno dall'inizio della primavera, quindi c'è il tempo che è un po' confuso anche lui. Bene, e questa qua è Under the Oaks. Iniziando subito con questa, che è la Cookie Doubts Bites, che ci mettiamo a fuoco, così. La descrizione ufficiale dice: dov'è? Qua. Deliziati i vostri sensi con il dolce profumo di biscotti alla vaniglia appena sfornati e ricoperti di cioccolato fondente. E note di testa sono impasto di biscotto caldo, che poi è quello che c'è anche disegnato, e chips, patatine, pezzetti di cioccolato, note di cuore, burro fuso e zucchero cristallizzato, cristalli di zucchero, note di fondo, vaniglia dolce e riccioli di cioccolato. Sostanzialmente questi biscottini qui, se scrivete proprio Cookie Dough Bites, sono questi biscottini qua, probabilmente sono biscotti a morsicotto, cioè nel senso che sono un boccone proprio fatto a biscotto, è impasto per dolci. Praticamente questa profumazione sa dell'impasto del dolce, quindi di biscotto, prima della cottura. Che allora per le persone tipo me, a cui mangiare piace, soprattutto smaialare piace, gli impasti crudi in generale hanno un potenziale maggiore rispetto a quelli. C'è qualcosa di più nell'impasto crudo quando si va a rubare il pezzettino di impasto crudo. Ecco, questo è. Perché è impasto crudo di biscotto, non è il biscotto già cotto. Si sente, cioè io la sento questa differenza qua del crudino, dove c'è ancora, si sente ancora l'ovetto crudo, la farina cioè cruda, nel senso. Si sente, insomma, ed è decisamente una diabetica perché comunque anche il cioccolato lo si sente bene, va un po' a completare l'aspetto di questo impasto crudo che io amo. Ed è decisamente diabetica. Poi l'altra profumazione, e ci spostiamo di qua, è la Under the Oaks, che magari ve la tiro un attimo anche più vicino perché l'ho appoggiata là. Che è la Under the Oaks ed è una profumazione che, come vedete nei cosi, nell'etichetta ci sono questi alberi. Praticamente vuol dire sotto la quercia. La descrizione ufficiale dice del no, ancora quell'altra, questa. Una fragranza elegante, confortante, invitante. Grazie a note legnose, rustiche di legni caldi e degli agrumi freschi. Non ho trovato le note, però se vado a leggere la descrizione invece quella americana, un pochino me le cita. E dice un mix rustico di legni con fresco bergamotto, neroli e legno di quercia. E no, non legno di quercia, muschio, quello che viene attaccato agli alberi. Brezza fresca, note di mogano, gelsomino e sandalo. Però sì, queste note sono segnate, però la cosa che io dico è che non si sentono. Cioè, nel senso, sono tutte molto blend, quindi molto ben mixate. JD pianino, sono ben mixate. E la profumazione, ed è una cosa assurda, cioè nel senso, io non so come queste note
messi insieme vanno a formare quest'idea. Praticamente avete presente, più autunnale questa profumazione, però le foglie quando iniziano a cadere, esattamente quando hanno il colore di queste nell'etichetta, che iniziano a cadere per terra e c'è quell'odore un pochino di marcino, di foglia marcina, che oh, è una cosa che è normale, è la natura, quindi non è una cosa brutta quella che sto dicendo. E questo odore, un pochino di bagnatino, di fogliolini in decomposizione, di terra, ecco, sa di queste cose qua. Ed è una cosa, cioè, sa proprio di autunno, è proprio l'odore dell'autunno, di un parco in autunno, che c'è questo odore che ti butta su dal terreno, perché appunto le foglie cadono per terra, ovviamente non un parco formato da sempreverde, anche perché sempreverde non è che hanno le foglie che cadono, però è una sensazione davvero molto piacevole quella che ricrea nell'ambiente, e non riesco però io personalmente a distinguere le varie componenti. È una cosa che mi riesce un pochino difficile all'interno di questa profumazione, però è decisamente top a mio avviso, cioè davvero. Rende entrambe queste profumazioni, ecco, rendono molto molto bene l'idea che vorrebbero creare. Una sotto la quercia, adesso che non starà più in piedi, una sotto la quercia, adesso la tengo in mano, una sotto la quercia e quell'altra invece dentro il forno, prima di andare dentro il forno. E queste sono le due profumazioni che vengono scontate del 20% nel formato di giara grande, e io vi lascio il link del sito dove io ho acquistato queste melt sotto nell'info box. Fatemi sapere qui quale avete provato, quale vi è incuriosito, quale prendereste, quale no, oppure scrivetemelo sotto nei commenti e sotto nell'info box. Ovviamente lasciate un like se questo video ritenete che possa essere utile, condividete. Se pensate che questo video possa essere utile nella scelta di una profumazione per la casa, e iscrivetevi al canale attivando il campanellino così che le notifiche arrivano sul vostro dispositivo mobile, telefono, computer, quel che è. Sotto l'info box vi lascio anche il link del gruppo Kendo Universe Italian Edition e del mio blog, della mia paginetta e del mio Instagram. Io i video li pubblico il lunedì, il mercoledì e il venerdì, e ci vediamo in un altro video. Ciao!